Con Alessia Meri, debutto casalingo per te, una grande prestazione, non è bastato per portare a casa punti. È un peccato perché abbiamo perso un po' di occasioni nel corso della partita, siamo partite un po' in difficoltà sempre nella fase iniziale dei set e poi è stato difficile recuperare contro una squadra come loro che sono veramente solidi in tutti i fondamentali. Hanno delle attaccanti di palla alta molto forti e infatti hanno dimostrato tutto il loro valore nei momenti calienti. Quindi ti chiedo la stessa cosa che ho chiesto al presidente e a Simona De Gordes. Prevale di più la rabbia per non essere riusciti ad avere l'ultimo sforzo e portare a casa un set oppure l'orgoglio per aver messo in crisi comunque una grande squadra? Io penso che dobbiamo ripartire da questa partita perché è stata fondamentale per farci ritrovare un po' come squadra, perché la prestazione di Pesaro è stata molto opaca e quindi ci serviva comunque un po' un'iniezione di fiducia. Peccato che il risultato non ci ha dato ragione, però sicuramente è un buon punto di partenza per le prossime partite. Senti, a Pesaro non ti avevano fatto giocare o comunque ti avevano un po' escluso, soprattutto col servizio. Oggi ti abbiamo visto pimpante, tante difese, tante anche buone le ricezioni. Insomma, l'Olbia ha fatto un bel acquisto. Ma questo saranno gli altri a decidere, io in genere lascio valutare gli altri, cerco di fare del mio meglio in campo, cercando un po' di tranquillità, sicuramente potrò dare un contributo maggiore, spero. A che punto sei dalla tua condizione? Insomma, immaginiamo che ancora un po' ci voglia, però insomma, se la strada è quella giusta. Infatti è un disastro dal punto di vista fisico, però ce la metto tutta.